mettiamo perfettamente. Poi naturalmente ha una grande scioglievolezza. Ma... verza pasticciata con un tocco in più, questa qui ha una marcia spettacolare, la faccio vedere per bene, facile facile. Partiamo con una mezza cipolla, una cipollina piccola. Se non vi piace la cipolla, vi piace l'aglio, metteteci l'aglio, però con la cipolla viene meglio. Se volete ci potete mettere anche della pancetta, dello speck, della salsiccia, quello che vi piace. Della cipolla tritata grossolanamente darà dolcezza al piatto. Se volete potete aggiungerci anche le carote e il sedano, oppure nessuno dei tre, ci mettete un po' di aglio se vi piace. Olio extravergine, va bene anche il burro, però l'olio è meglio secondo me. Intanto che la cipolla si rosola piano piano, la lasciamo lì, prepariamo la verza. Ma che mani grosse che mi ha fatto la mia mamma. Devo staccargli le foglie più grosse perché le tengo da parte per farci degli involtini, ma se voi volete buttargliele dentro va benissimo. Queste qui le lavo, le tengo da parte perché dopo ci devo fare degli involtini, ma quella è un'altra cosa, ve la farò nei prossimi giorni. Stacco altre foglie. Le parti più dure, queste qua, vanno tirate via perché sono un po' dure e vanno messe nel minestrone oppure gliele date ai conigli se avete i conigli. Comunque stacco anche le altre foglie perché vanno lavate per bene. Tiro via il cispone centrale, anche questo qui pelato e pulito, cubetti piccoli, va nel minestrone. Lavare bene. Via i vari gambi, lavata per bene, lavata e asciugata, asciugata mica tanto. La tagliamo, c'è bisogno di farla perfetta, deve essere tagliata con pezzettoni, con strisciolone, non tagliatela troppo fine, sennò dopo viene fuori una papetta. Insomma, gli date 4 coltellate, anche così a metà, poi di traverso, se avete un coltello un po' grande, gli date 4 sciabolate e lei è a posto. Ma che bella, coriandoli. Tutto insieme con la cipolla. Ma quanti siamo? Ma va, è tutta aria questa roba qua. Aggiungete mezzo bicchiere di acqua, così fa un po' di vapore e non vi fa attaccare sul fondo la verza. Gli date una schiacciatina, mi raccomando, scegliete una pentola un po' grande, sennò dopo non ci state. Comunque qua ci stiamo perfettamente. Aspettare 10 minuti, dopo vi stupirò con un abbinamento che a me piace moltissimo. Intanto andate a bere il caffè. Comunque un'occhiata ogni tanto dategliela, non lasciateli lì, poveri abbandonati. Dopo pochi minuti il volume si è acquattato, diamo una girata, guardiamo sotto, soprattutto se si usa vetro o ceramica, se non si è attaccato niente, va bene, si sta colorando un po', ma va benissimo. Diamo una giratina e gli diamo ancora 2-3 minuti, non deve cuocere tanto, la verza non deve diventare cotta, stracotta, marrone, perché dopo sa di ferro, fa schifo, deve essere un pochino al dente, fresca. Ci mettiamo un po' di sale, ancora un po', senza esagerare, un po' di pepe, a piacere naturalmente. Tenete conto, tempo di cottura, da quando ho messo la verza nella pentola saranno passati circa 15-16 minuti. E adesso la verza è abbastanza stufata, ci faccio un tocco magico. Una scatoletta sciacquata di fagioli, in questo caso cannellini, ma vanno bene anche i borlotti. Dovete sapere che la zucca sta molto bene, la zucca stufata, con le cose amidose come la patata, la zucca o i fagioli. In Piemonte si usa molto mettere per esempio i fagioli con la verza. Quindi io ce li metto, se ce li avete crudi li cuocete a parte, se ce li avete in scatola fate prima. Adesso preparo della besciamella in cottura senza farla a parte, facciamo tutto con una pentola sola. Mezzo litro di latte, va bene anche latte vegetale se volete. Ci metto 45 g di farina, in questo caso è farina di tipo 1, semi integrale, ma va bene anche la 0, vanno bene anche l'amido di mais, la maizena. Metteteci un po' la farina che preferite, basta che non usate la fecola perché la fecola di patate non va bene. La sciogliamo bene nel latte a temperatura ambiente, latte freddo. Vedete la verza che è trasparente, è ancora al dente, è un po' croccante, perfetto, perché comunque la cottura insomma ci vuole ancora un po'. Verso dentro il mio latte e farina e gli do subito una bella girata. Dopo un minuto la besciamella si addenserà, no? Perché insomma è un addensante. Quindi facciamo un buco, andiamo a vedere come va al fondo della pentola. Se lo vedete così, leggermente liquido, vedete, cremoso, non gli aggiungiamo niente, altrimenti se lo vedete troppo asciutto gli potete aggiungere un goccino di acqua. Io me l'ero preparata qua, ma non serve. Guardate com'è bella cremosa, guardate che roba, è fantastica. Quando vedete i primi vapori, le prime bollicine che inizia a bollire, a sobbollire, la tiriamo via dal fornello, andiamo sul tavolo.
I fagioli si sono un pochino rotti e creano una stupenda densità, una cosa meravigliosa. Ci aggiungo del formaggio, a piacere, questo è formaggio grana, grana padano, va bene il parmigiano, va bene il pecorino, quello che vi piace. In frigo ho trovato sto culo di scamorza qua, perfetto, taglio giù a pezzi e butto dentro, va bene anche la fontina, se avete un pezzo di gorgonzola volete buttarlo dentro, metteteci dentro quello che vi piace. La verza col gorgonzola. Fantastica. Ma se tanto ti piace il gorgonzola? A me no. La scamorza l'ho messa per ultima perché questa come si scalda incomincia a filare e a sciogliersi, perciò io gli do una giratina veloce, 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 pulisco il cucchiaio e butto dentro in pirofila. Però se avete una pentola da forno, volete buttare addirittura questa pentola direttamente in forno, fate pure, così sporcate una cosa sola. Stendetela un po' nella pirofila, non c'è bisogno di scassare la pirofila, io sono abituato così, però cucchiaio, palettina, gli date una lisciatina, il forno è già acceso e caldo a 180-190 gradi e lo mettiamo nel forno. Sono passati 25 minuti, doratura perfetta, poi dipende anche dal forno, un minutino più, un minutino meno, l'importante è il risultato, perché qui ragazzi c'è un profumo di verde, formaggio, fagioli, una roba, sono commosso. Adesso appena fatta è molto bollente, quindi ha una grande scioglievolezza, ma se la mettete in frigorifero, la mattina per la sera per la mattina, fate i cubetti, come le lasagne, viene fuori una roba incribuona che fredda, ma che roba! La cremosità del fagiolo, il formaggio, la gratinatura, questa roba qui è spettacolare, il sere d'inverno, poi mangi questa roba qui, ti scaldi il cuore, ti scaldi anche il pancino, e poi va bene.